Solo il Cardarelli può prescrivere la radioterapia, al Gemelli saranno ritirati i ricettari finora utilizzati. La decisione della struttura commissariale della sanità sta facendo discutere. Per Toma i pazienti non subiranno conseguenze, per i 5 Stelle sono invece a rischio i tempi di trattamento. Vittime Covid, stamattina in tribunale a Campobasso l'udienza per decidere l'archiviazione o meno dell'inchiesta. In Viale Elena il sit-in dei rappresentanti del Comitato Dignità e Verità. Inizia alle 19 lo sciopero dei benzinai a Campobasso, situazione tranquilla, non si registrano code, diverse le stazioni che rimarranno aperte. I cinghiali per le colture, i lupi per gli allevamenti, una delegazione di allevatori e agricoltori molisani a Roma per spiegare al ministro i problemi del settore. La morte di Juan Carrito è una tragedia annunciata, così il dottor Liberatore, portavoce dell'associazione Salviamo l'Orso. La colpa non è dell'automobilista che l'ha investito, ma di chi ha reso il plantigrado dipendente dall'uomo. La carcassa dell'animale è stata portata a Isernia. Calcio Serie D, amareggiato il tecnico del Vasto Girardi dopo il KO di domenica sul neutro di Venafro. Correggere subito gli errori, le parole di Tommaso Coletti. Bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione. Partiamo dalla sanità perché ci sono novità importanti per quanto riguarda la prescrizione di terapie al Gemelli, in particolare la radioterapia. Solo il Cardarelli può prescrivere questo tipo di trattamento e al Gemelli saranno ritirati i ricettari finora utilizzati, c'è già una disposizione in tal senso. La decisione della struttura commissariale della sanità sta facendo discutere. Per Toma i pazienti non subiranno conseguenze, i 5 Stelle invece dicono sono a rischio i tempi di un trattamento salvavita. Vediamo. Il Gemelli Molise non può più prescrivere la radioterapia, lo prevede un decreto del commissario della sanità Donato Toma, firmato anche dal sub Giacomo Papa e pubblicato ieri sul sito istituzionale della regione. Sarà il reparto di oncologia del Cardarelli il centro prescrittore. L'ASREM ha 2 settimane di tempo per dare attuazione alle linee guida approvate da Toma e Papa ed elaborate col supporto del direttore sanitario dell'azienda Evelina Gollo e dell'unità dell'ospedale regionale diretta dal dottore Giglio. La decisione è stata presa sulla scorta del parere del Ministero della Salute che la stessa struttura commissariale aveva chiesto nell'autunno scorso sulla possibilità che il Gemelli, oggi non più istituto di ricerca, potesse utilizzare il ricettario. Non è più possibile, ha spiegato Toma in apertura dei lavori del Consiglio regionale. Il Gemelli non ha la possibilità, non ha il medico abilitato, lo aveva la Cattolica perché era un istituto di ricerca, gli istituti di ricerca ce l'hanno. Il Gemelli SPA attualmente non può utilizzare i ricettari, tant'è che stamattina proprio abbiamo dato disposizione alla Direzione Generale di ritirare tutti i ricettari pubblici che loro avevano, perché non c'è nemmeno un censimento su questi, noi non sapevamo nemmeno quali avessero questi ricettari. Per i malati oncologici assolutamente non cambia nulla, perché i tempi sono già prescritti dalla normativa, per le indifferibili e urgenti i tempi, le urgenze sono già prescritti, non cambierà assolutamente nulla, quindi non allarmiamo le persone. Ma un ruolo, si evince dallo stesso decreto di Toma, ha avuto anche il contenzioso nato sulle prestazioni fatturate dal Gemelli in seguito al controllo del nucleo ispettivo dell'ASREM, che ha rilevato irregolarità delle modalità prescrittive delle prestazioni di radioterapia. Sarà l'oncologia del Cardarelli dunque ad autorizzare la prima visita al Gemelli, il piano terapeutico e qualsiasi altro accertamento clinico e radiologico che si rendesse necessario durante il trattamento. Per gli oltre 600 molisani in cura al Gemelli, secondo il consigliere Pentastellini, lato Angelo Primiani, non è vero che non cambierà nulla. Ma fermo restando che c'è una necessità di porre delle regole certe volte a regolamentare i rapporti tra Regione Molise e strutture private accreditate, su queste siamo tutti quanti d'accordo, però il rischio non può essere che i medici diventino dei burocrati, e il rischio è proprio questo, che si possano dilatare i tempi, perché all'atto della prescrizione da parte del medico ospedaliero dell'ospedale Cardarelli potrebbero passare delle settimane o addirittura dei mesi, quindi procrastinando i tempi di intervento soprattutto sulla radioterapia. E parliamo di prestazioni salvavita, i molisani devono avere tempi certi nell'erogazione delle cure, soprattutto se parliamo di cure salvavita.
E adesso l'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. In tribunale a Campobasso l'udienza davanti al GIP per decidere se archiviarla come chiesto dalla Procura o meno. Il comitato vittime ha prodotto un'opposizione alla richiesta di archiviazione e in Viale Elena anche un sit-in dei rappresentanti del comitato. Il servizio di Pierluigi Boraggi. Dai loro occhi traspare quella malinconia che assale chi ha subito una perdita grave, per di più, nella maggior parte dei casi, inaspettata. I familiari delle vittime del Covid si sono ritrovati questa mattina davanti al tribunale di Campobasso per un sit-in che ha accompagnato l'udienza al termine della quale il giudice per le indagini preliminari Roberta D'Onofrio deciderà sull'archiviazione o meno dell'inchiesta nata proprio dalle denunce del Comitato Dignità e Verità Vittime Covid. Ad oggi è sempre una ferita aperta, a distanza pure diciamo di 2 anni, una ferita è difficile che si rimargini, perché ognuno di noi ha le storie, ma tutte queste storie hanno un'unica cosa in comune, che purtroppo che ad oggi ancora viene fuori un colpevole di tutto quello che c'è stato, di questa mala sanità che ha coinvolto il Molise. A distanza di 2 anni dalla morte di mio padre, non sapere che c'è un colpevole che venga fuori non ci dà pace. Si accertino i fatti, i decessi, le cause e le concause, dichiarano i componenti del comitato. Si ascoltino gli infermieri, i medici primari che hanno denunciato la gestione scellerata dell'emergenza pandemica, i sanitari fuggiti dal Cardarelli dopo aver visto l'orrore. Per i familiari delle vittime il rammarico più grande è quello che il Molise è riuscito a curare durante la prima ondata i pazienti provenienti dal nord, senza riuscire di contro a tutelare, pochi mesi dopo, i tanti molisani che hanno incontrato sulla loro strada il nemico invisibile. Molte persone, secondo me, potevano salvarci. È stata proprio la mala gestione della pandemia che ha portato a tutto questo. Cioè, ormai a oggi siamo oltre 700 vittime per il Covid e a distanza di 2 anni ancora non abbiamo un centro Covid dedicato, non abbiamo nulla. Cioè, persone che sono entrati per altre patologie in ospedale, si sono presi il Covid, non sono usciti, sono usciti in un sacco di plastica. È difficile da accettare. Cioè, in Molise la prima ondata abbiamo rimesso in piedi persone e le abbiamo rimandate a casa dal nord, e i nostri li abbiamo fatti morire così. È una cosa inaccettabile. E adesso i numeri dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale relativo appunto all'andamento del Covid in Molise. Non si sono registrati decessi, 4 i nuovi ricoveri, 3 malattie infettive, 1 in terapia intensiva, 2 pazienti sono stati dimessi. Al Cardarelli attualmente ci sono 13 pazienti trattati per Covid, mentre i nuovi positivi sono 30, i guariti 65. I molisani attualmente alle prese con il virus sono 1822. E adesso il caso 118, perché l'ASREM ha revocato di nuovo l'avviso che era stato pubblicato, era anche scaduto, troppo poche le istanze pervenute. Così il direttore generale Florenzano ha revocato il regolamento e l'avviso di selezione per l'affidamento delle postazioni del 118 in convenzione all'Associazione di Volontariato e alla Croce Rossa. Ha approvato un nuovo regolamento con un relativo avviso e si tratta del terzo nel giro di pochi mesi. L'esiguo numero di istanze pervenute non consente di garantire la completa ed efficiente strutturazione del servizio, si legge nella delibera di Florenzano, considerando che quest'ultimo non può essere affidato solo per limitatamente alle postazioni per cui sono giunte le candidature. È necessario procedere quindi alla revoca della procedura avviata, non potendosi disporre un affidamento parziale. Tutto da rifare dunque. E inizia alle 19 lo sciopero dei benzinai. A Campobasso la situazione è tranquilla, non si registrano code, diverse le stazioni che rimarranno aperte. Alessandro Adamo.
Inizia da questa sera alle ore 19 lo sciopero dei benzinai in tutta Italia, 48 ore totali sino al 26 alle ore 19. Per l'occasione saranno chiusi anche tutti i servizi automatici di self-service. A Campobasso questa mattina non si sono registrate particolari file, a differenza invece dello scorso fine settimana, quando tra l'arrivo del maltempo e comunicazione dello sciopero si era registrato il caos. A Campobasso però ad aderire saranno in pochi. Lo sciopero atteso è arrivato, però ad esempio qui non si chiude. Sì, come ho già detto in precedenza, questo piazzale non aderisce allo sciopero solo per ragioni contrattuali, quindi lo sciopero è confermato. Noi siamo anche d'accordo con le motivazioni dello sciopero, che partirà dalle 7 di stasera e continuerà per 2 giorni, quindi fino al 26 orario di chiusura, che comunque sarà il solito orario per noi. Hai visto maggiori file in questi giorni? Sì, assolutamente, come già detto anche in precedenza, questo tipo di situazioni crea un certo disagio commerciale dovuto al casino che si crea inevitabilmente, perché il panico generato dall'emergenza sciopero, maltempo è questo. Però volevo rassicurare almeno i nostri clienti che per quello che ci riguarda il nostro piazzale è aperto. Ci sarà un inevitabile problema di approvvigionamento nel caso in cui dovessero comunque continuare a accumularsi i clienti e le file continuare a essere file. Dopo questo sciopero cosa accadrà secondo te? Dopo questo sciopero purtroppo, come capita spesso, non cambierà moltissimo, però quello che è importante è che venga dato un segnale alla cittadinanza o comunque ai clienti che magari non hanno la percezione di quello che la nostra categoria, e parlo anche della mia categoria, deve affrontare ogni singolo giorno. Questo dei benzinai, dei gestori o anche degli operatori sui piazzali è un lavoro assolutamente massacrante, è un lavoro che ha dei margini, che porta dei margini veramente bassissimi, si parla di centesimi, millesimi in alcuni casi, e sentirsi comunque in qualche modo presi come i colpevoli di una situazione economica negativa per tutti quanti non è bello, una caccia alle streghe assolutamente ingiustificata e che prima o poi dovrà finire. Come mai fa benzina preoccupato dello sciopero? No, vabbè, io la metto perché vengo da fuori e quindi vengo spesso qua a metterla. E cosa pensa di questa situazione con lo sciopero dei benzinai oggi e domani? Il problema non è lo sciopero dei benzinai o i benzinai, il problema è lo Stato, non è. Che i benzinai purtroppo io non so quando la pagano, neanche lo voglio sapere. Logicamente è il loro lavoro, ma legato comunque al problema degli accise, si riferisce a quello? Un po' tutto, non è, se, qua non abbiamo solo un problema di accise, qua è su tutto, capito? Per quello che ti danno e quello che si riprendono indietro. È una cosa che non basta credere. Però purtroppo uno c'ha la macchina, deve andare a lavorare, deve fare. Che fai? Non ce la devi mettere il gasolio, se no ci deve andare a piedi. No, la faccio tutti i giorni, quindi la devo fare anche oggi. Cosa pensi invece della situazione sciopero fino al 26? Ma non sono informato in merito, quindi non saprei che dirti. So che c'è lo sciopero il 25 e il 26, però non sono informato in merito, quindi non mi esprimo. Nulla, faccio il pieno come, vabbè, di solito lo faccio sempre. È capitato oggi, loro avranno buoni motivi per fare sciopero e nulla. Un commento su questa situazione? Ripeto, non la conosco a fondo, sicuramente ci saranno delle ottime ragioni. I cinghiali per le colture, i lupi per gli allevamenti, emergenze e problemi dell'agricoltura che sono state illustrate al ministro a Roma da una delegazione di allevatori e imprenditori agricoli. Ci dice tutto Nicola De Santis. L'Associazione Allevatori e Agricoltori del Territorio è stata ricevuta a Roma dal Ministro dell'Agricoltura, unitamente ad altre 9 delegazioni provenienti da altre regioni d'Italia. Al centro dell'incontro l'impatto della fauna selvatica sia sugli allevamenti sia sulle colture. I cinghiali rappresentano un problema ormai arcinoto per il settore. Ora però sono i lupi a minacciare gli allevamenti in maniera sempre più rilevante. Noi, come i vari comitati di tutte le altre regioni, abbiamo chiesto, soprattutto per lupo e cinghiale, però quando riguarda il lupo, perché finora era stato super protetto, perché era in via di estinzione, ora non è più un animale in via di estinzione e quindi è vero che questi animalisti mettono, quando se si ammazza un cinghiale,
mettono povero cinghiale, però quando se i lupi mangiano un nostro vitello, nessuno ci dice povero vitello, magari dicono povero lupo perché si è pure affaticato per ammazzare il nostro vitello. Cioè è ora che tutti questi problemi devono finire. Cioè noi non possiamo lavorare e poi praticamente con i sudori nostri dobbiamo dare da mangiare anche i lupi. È giusto che mangi anche il lupo, ma che un lupo entra nel paese, è arrivato nelle vicinanze del paese. Io vivo a Pozzilli, a me personalmente mi è capitato più predazioni da lupo a poche centinaia di metri dalle case di Pozzilli. Ma le possibili soluzioni le hanno indicate già, come diceva giustamente Guglielmo nell'intervento che ha fatto, nella legge finanziaria in cui hanno approvato la modifica della 157-92 che regolamenta la gestione della fauna selvatica. Ovviamente questo è un primo passaggio, perché quel tipo di intervento ha bisogno ancora di un po' di tempo perché arrivi a conclusione e demanda alle regioni tutte le opportunità, tutte le sinergie da mettere in campo per poter arginare il problema. Vorrei sottolineare semplicemente una cosa rispetto a quel problema, che l'esigenza di risolverlo ha fatto sì che molte regioni si sono messe insieme per portare all'attenzione di chi amministra la cosa pubblica, in questo caso il Ministro dell'Agricoltura, il grande disagio che stiamo vivendo. Quindi troviamo nel governo attuale la possibilità di poter esprimere ciò che effettivamente sono le problematiche del nostro settore. Polizia locale, 118 e volontari della Misericordia in ambulanza sono intervenuti stamani a Termoli in via Mascilongo. Una 72enne è stata investita da un'auto all'incrocio con via Perrotta. Per fortuna la donna non ha riportato conseguenze di rilievo, ma è stata comunque trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Termoli per essere sottoposta ad accertamenti. In merito a questo sinistro stradale abbiamo ricevuto anche lamentele da chi abita nella zona, perché ci sono troppe vetture parcheggiate fuori dagli stalli disegnati sull'asfalto che impediscono una corretta visuale per chi è alla guida. La morte di Juan Carrito è una tragedia annunciata, dice il dottor Liberatore, portavoce dell'associazione Salviamo l'Orso, ai nostri microfoni. La colpa non è dell'automobilista che l'ha investito, ma di chi lo ha reso dipendente dall'uomo, ha reso il plantigrado dipendente dall'uomo. Intanto la carcassa dell'animale è stata portata ai Isernia, al servizio. Juan Carrito, orso simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è morto ieri sera sulla statale che collega Castel di Sangro a Roccaraso, investito da un ragazzo che nel buio non si è accorto del plantigrado che stava attraversando. Dopo un'agonia sull'asfalto durata alcuni minuti, l'orso è spirato tra la tristezza dei presenti. Ora la carcassa si trova a Isernia, nell'istituto zooprofilattico, per l'esame autoptico. 4 anni d'età, 200 kg di peso, Juan Carrito girava indisturbato tra i centri abitati del parco, incurante delle persone e degli animali domestici presenti. Anzi, spesso si fermava a giocare con cani e gatti per strada e nei cortili, senza far valere la sua mole per imporsi. Un orso confidente che in questo periodo dell'anno avrebbe dovuto trovarsi in alta montagna alla ricerca di una tana per trascorrere l'inverno. Juan, il suo nome in onore del presidente del Parco Nazionale. Carrito, invece, è la frazione dove era nato. Per il parco una tragedia annunciata, l'orso marsicano in via d'estinzione. Restano poco più di 50 esemplari e Juan Carrito, per le sue straordinarie dimensioni, rappresentava la speranza per perpetrare e migliorare la specie. Diciamo una tragedia annunciata, perché se è vero come è vero che purtroppo Carrito è morto sulla statale 17, tristemente famosa per investimento di orsi e non solo di orsi ovviamente. E questa è una notizia che nessuno di noi avrebbe voluto sentire, ma è una notizia che purtroppo ci si poteva aspettare. E questo era dovuto a questo comportamento, diciamo pure estremamente confidente, dell'orso Carrito, che già nasce confidente perché è figlio di una di Amarena, a sua volta orsa confidente, e a sua volta figlia di Gemma, orsa confidente. Quindi un orso che già nasce confidente, quindi abituato alla frequentazione con i centri abitati, con le attività entropiche, ma tutto questo è stato acuito da un comportamento irresponsabile di coloro che in qualche modo hanno sfruttato la presenza dell'orso, oppure che si sono interessati poco alla sicurezza dell'orso. Per essere più chiari,
in un centro dove l'orso ha possibilità di accedere liberamente ai cassonetti dei rifiuti organici, dove magari vengono fornite alimentazione artificiale per poi poterlo vedere, poterlo osservare, poter attrarre persone in questo sito, l'orso si abitua, animale estremamente intelligente e opportunista, si abitua a questo genere di alimentazione e purtroppo finisce per incontrare i pericoli a cui purtroppo Carrito è arrivato. Carrito non doveva essere dov'era. In questo periodo gli orsi sono buona parte in ibernazione, in siti molto distanti dai centri abitati, molto distanti dalle attività umane. Carrito doveva essere, come tutti quanti gli altri orsi, se non fosse stato abituato a questo genere, ripeto, di comportamento forzato, doveva essere in montagna ad ibernarsi in una tana tranquilla, come fanno la maggior parte degli orsi, appunto, dicevamo. È vero che gli maschi subadulti, soprattutto subadulti, spesso non vanno in letargo, ma non è vero che non andando in letargo debbano poi venire a frequentare i centri abitati e le grandi direttrici del traffico. Questo li espone ai rischi a cui purtroppo è successo, ma non è successo solo a Carrito, perché la statale 17, ripeto, tristemente famosa per aver ucciso diversi orsi fino a questo momento. Luigi Valente, sindaco di Vinchiaturo, ha lasciato l'incarico di presidente di Ali Lega Autonomie del Molise. Dopo 3 anni dalla mia elezione a febbraio 2020, ritengo corretto, ha detto, che l'importante e impegnativo incarico, che pure ho ricoperto con passione, dedizione e convinzione, possa essere validamente assegnato ad altri per permettere ad Ali di proseguire nel migliore dei modi il rilevante e fondamentale lavoro che svolge anche in Molise. Sono stati anni difficili, caratterizzati dall'emergenza pandemica, ha proseguito Valente, che ha notevolmente ridotto la possibilità di operare, ma penso di poter dire che Ali Molise abbia offerto un sostanziale contributo in termini di servizio, costituendo un punto di riferimento per i sindaci e gli amministratori molisani. In occasione della giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio, il Comune di Campobasso proporrà una pièce dal titolo Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile alle classi terze degli istituti comprensivi della città, in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica. L'evento si terrà il 28 gennaio al Teatro Savoia. Il servizio. Il Comune di Campobasso per la giornata della memoria proporrà alle classi terze degli istituti comprensivi la pièce di teatro musicale Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile. Questa mattina la presentazione dell'iniziativa a Palazzo San Giorgio da parte del sindaco Roberto Gravina, dell'assessore alla cultura Paola Felice e della direttrice dell'Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, Antonella De Angelis. Abbiamo voluto dedicare un evento in maniera particolare agli alunni delle classi della terza secondaria di primo grado, quindi la terza media, per il giorno della memoria. È una pièce teatrale che andrà in scena anche la sera del 28 gennaio nell'ambito del programma degli Amici della Musica, e quindi abbiamo pensato di mettere in scena anche un matinée affinché anche i ragazzi potessero poi fare delle riflessioni. Infatti li inviteremo a lasciarci poi un contributo rispetto alle emozioni che questo evento susciterà. A questa iniziativa ne affiancheremo anche altre. E innanzitutto stiamo portando avanti l'impegno di intitolare un luogo al capitano Tosti, di cui già parlammo nello scorso anno. Infatti abbiamo appena inoltrato alla prefettura una richiesta di nulla osta, e anche la nostra bibliomediateca comunale metterà a disposizione uno scaffale con una bibliografia dedicata. E a tal proposito noi inviteremo sicuramente anche la senatrice Segre e anche il dottor Montagano, che sono i nostri cittadini benemeriti, proprio perché riteniamo che poi la testimonianza, insomma, sia importante, e per i ragazzi avere degli interlocutori che ancora mantengono viva la memoria è importante. Un'iniziativa fortemente voluta dall'associazione Walter De Angelis.
Per la giornata della memoria, gli amici della musica, che hanno prettamente una stagione concertistica, ha voluto proprio anche dedicare, sensibilizzare il pubblico con una pièce di teatro musicale che narra una storia vera, la storia vera di questa Fania Fenelon, che era una pianista e cantante francese che ha vissuto nell'unica orchestra femminile presente nei campi di concentramento, in particolare ad Auschwitz. Ed è quindi una pièce di teatro musicale dove anche l'orchestra è in scena, in quanto è la terza attrice e rappresenta anche un protagonista. Tra le altre c'è Alma Rosé, la nipote di Gustav Mahler, e Fania Fenelon, appunto, che, della quale proprio, dalla quale è tratta la pièce. Sempre in occasione della giornata della memoria, come richiesto dall'AMPI e con la partecipazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo Matese, il comune di Vinchiaturo apporrà una targa per ricordare il campo di internamento presente a Palazzo Nonno. Tra il 40 e il 45 furono deportate e internate nell'edificio di Via della Libertà ragazze ebree dei paesi dell'Est Europa. È nostro dovere non dimenticare, dicono dal comune di Vinchiaturo, episodi di privazione della libertà e dei diritti umani avvenuti in quel tragico periodo storico, affinché nel tempo non si perda la memoria. E adesso le previsioni del tempo. Previsioni del tempo per mercoledì 25 gennaio. Molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti deboli dei quadranti nord-occidentali in rotazione quadranti nord-occidentali, mare da poco mosso a mosso. Diamo adesso uno sguardo alle temperature. Campobasso, meno 3 la minima, 6 la massima. Isernia 3,7, Termoli 7,11, Venafro 2,10 gradi. In Abruzzo la circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Venti deboli dei quadranti nord-occidentali, rotazioni orientali, mare da poco mosso a mosso. Diamo adesso uno sguardo alle temperature. L'Aquila meno 1,5, Pescara 8,10, Chieti 3,8, Teramo 5,8 gradi. Una breve pausa, fra pochissimo lo sport. Il calcio di Serie D, il Vasto Girardi si lecca le ferite dopo il KO casalingo contro il team Nuova Florida. Ai nostri microfoni la delusione del mister degli altomolisani, Tommaso Coletti. Come sarebbe finita con Coris in campo e ancora come sarebbe finita con un assistente diverso? Domande legittime dopo il KO casalingo del Vasto Girardi ad opera del team Nuova Florida, che giocando una partita onesta ha sbancato il Del Prete di Venafro. Ai punti, bene sottolinearlo, i ragazzi di Coletti avrebbero meritato almeno il pareggio, se non la vittoria. Cosa è mancato? Il gol, come al solito, l'unica marcatura altomolisana è arrivata dal dischetto, nonostante l'importante mole di gioco prodotta. E questa volta ci si è messa anche la direzione arbitrale, che ha annullato un gol sacrosanto a Grandis, bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Gol annullato per fuorigioco, una segnalazione completamente sbagliata, come dimostrano le immagini televisive. Attenuanti più che valide, tuttavia, in queste ore mister Coletti sta analizzando cosa non ha funzionato per correggere gli errori. Non siamo contenti tutti, io per primo insieme ai ragazzi, siamo tutti responsabili comunque di una prestazione non all'altezza di quelle che abbiamo offerto sempre, quindi forse la prima di cui non sono contento. E andremo a capire, a lavorare, a cercare di sistemare subito, perché domenica andiamo in casa dalla prima in classifica. Dispiace perché abbiamo perso lucidità, venivamo da una grande vittoria con una prestazione ottima e dispiace ricadere in questi passi falsi. Quindi però dobbiamo ripartire, quindi su col morale, e pensiamo a domenica.
E passiamo al futsal di A2, soddisfazione per i tre punti e voglia di guardare avanti per crescere ancora. Jonathan De Betio Grosso, universale del CLN Cus Molise, valuta così l'exploit del team ai danni del Cesena. A coglierne le impressioni per noi Francesco Presutti. Allora, vittoria meritata, anche se molto sofferta, soprattutto nel finale. Durante la settimana abbiamo lavorato, sappiamo dalla forza che c'è il Cesena, una squadra difficile da giocare contro, e abbiamo lavorato questa settimana per fare una partita così, una partita che sappiamo che era sofferta, che non era facile, però come abbiamo lavorato, abbiamo giocato e abbiamo vinto. Ecco, a un certo punto la partita si è messa anche molto dura sul piano fisico, anche dei falli. La squadra di loro è tosta, c'è Gardelli che è un armario, noi sono tutti un po' piccoli, però non c'entra questo in campo, là è 5 contro 5 e è così. Senti, tre punti importanti per la classifica, anche per il morale, perché venivate da un filotto molto negativo. No, questa vittoria era importantissima, dopo 6 sconfitte. Questa è, non lo so, è per pulire l'anima, secondo me, è una vittoria importantissima per noi, pure per la fiducia. Hai visto il pubblico nei momenti difficili, ha capito e ha applaudito la squadra. No, ringraziamo sempre il pubblico che viene qua per prestigiarmi e grazie a loro così c'è una fiducia in più che mettiamo in quadra, secondo me, mettiamo in campo. Come state fisicamente? Un po' stanco, però è normale, è questo. Senti, un'ultima cosa, prossimo turno ad Aversa, non sarà una gara facile, loro sono in ripresa. La pista sarà difficile, sarà come oggi più o meno, dobbiamo lavorare per giocare meglio contro di loro, secondo me, ma possiamo fare. La stenosi della carotide è la riduzione del calibro di questa arteria che porta sangue al cervello, una patologia responsabile del 20-25% dei casi di ischemia cerebrale. Il trattamento prevede la rimozione della placca attraverso una chirurgia aperta o con angioplastica con stent. Questo argomento sarà approfondito nella puntata di Caffè Insieme, lo spazio di approfondimento dedicato ai temi della salute. Ospiti in studio appena dopo il TG Sport appunto di oggi è il dottor Piero Modugno, direttore della chirurgia vascolare, intervistato dal collega Antonio Chiatto. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del TG di Teleregione. Grazie per averci scelto, torniamo alle 19:30.